Buonasera, benvenuti. Incominciamo con 5 minuti di ritardo, ma insomma è una cosa neanche quanto d'ora accademico, insomma. E buonasera a tutti. E quest'oggi abbiamo una bella sorpresa, una bella presenza, quella di Suora Alessandra Smerilli. La ringraziamo moltissimo di essere venuta qui. La ringraziamo moltissimo perché è veramente molto, molto, molto impegnata. Lo era prima, lo è adesso, temo che lo sarà in seguito, sempre di più, per una recente nomina che la riguarda e che l'ha fatta conoscere anche di più alla pubblica opinione. Suora Alessandra Smerilli è di Vasto, in provincia di Chieti, è laureata in economia e commercio, è insegnante di economia presso la Pontificia Facoltà di Scienza dell'Educazione Auxilium a Roma. Ha scritto dei libri, uno di questi libri lo trovate qui a disposizione, L'altra metà dell'economia, insieme con Luigino Bruni, che salutiamo a distanza perché Luigino Bruni è un nostro amico, è un amico di Suora Alessandra, un amico di tanti di noi. Ecco, ed è stato anche male recentemente, pare che stia meglio, gli facciamo i migliori auguri di ripresa. Insieme con Suora Alessandra, col professor Zamagni, col professor Becchetti e altri ancora, ecco, stanno formando uno staff piuttosto eccellente di economisti di ispirazione cristiana che fra l'altro stanno preparando un convegno di dimensioni mondiali, vero? Ad Assisi per il marzo del prossimo anno, tenersi pronti. E hanno detto che è soprattutto per giovani, per cui siamo tranquilli, no, qui dentro, assolutamente tranquilli, e soprattutto per i giovani, quindi noi ci, in qualche maniera travestiti, in qualche modo, insomma, no? Ci saremo. Un convegno di grande livello proprio perché risulterebbe un rimbalzo dell'economia che Papa Francesco sta lanciando e rilanciando, e proprio perché ci saranno presenze di tutto il mondo. Suora Alessandra resta con noi oggi, anche stasera, domani mattina però deve ripartire, quindi è una visita lampo la sua. E noi abbiamo una grande soddisfazione ad averla, per essere riusciti ad averla anche, per la sua gentilezza e disponibilità, innanzitutto, e per la sua grande competenza, perché è una persona molto qualificata. Gli argomenti che tratterà sono di grandissimo interesse. Questa manifestazione è stata organizzata da quattro sigle, le nomino velocemente e poi lascio la parola a Nives De Grassi come presidente di una di queste sigle, ecco, di cui non sono assolutamente titolato a parlare. Dunque, una sigla è Insieme per l'Europa, che è un insieme di associazioni, movimenti, che da una quindicina d'anni sta cercando di portare degli eventi a Trieste in cui risalti sempre di più la fraternità umana a tutti i livelli, sociale, culturale, educativo, caritatevole, economico, un insieme, un impasto, ecco, di associazioni di ispirazione cristiana, ma non solo, perché qui abbiamo Nader Akkad, vicepresidente dell'UCOI e delle comunità islamiche nazionali, che ci ha sempre seguito e appoggiato molto affettuosamente, così ci ha appoggiato Libera, ecco, la comunità di San Martino al Campo di Donvatta, che saluta tutti. Donvatta non sta bene,
mi ha scritto in questo momento che gli dispiace moltissimo di non essere presente, ma è qui con noi più che mai, anche perché per noi Don Mario Vatta è un po' il capostipite di tutti questa, di queste aggregazioni, di tutti questi movimenti. E poi c'è Camminare Insieme, che è nato invece più recentemente, una rete di laici e preti che lavorano molto sulla strada, tra virgolette sulla strada, con la gente, specialmente la gente in difficoltà. E, Camminare Insieme è nata a Trieste, è un'associazione, non è un'associazione, un'aggregazione libera che produce eventi di valore teologico e culturale. Abbiamo avuto Cristina Simonini, abbiamo avuto Serena Noceti, Andrea Grillo e altri teologi importanti, abbiamo avuto anche con altri, abbiamo avuto anche il direttore di Avvenire, ecco, no? Marco Tarquinio. E quindi lascio la parola adesso a Nives, che vi parlerà invece dell'altra, e cito la Casa Emmaus in finale, che si era aggregata a noi come sponsor e come sostegno a questa manifestazione di Suor Alessandra Smerilli. La Casa Emmaus, che è una comunità educante, nasce come comunità educante, poi si trasforma in casa per gli anziani con un centro diurno e anche notturno, e ha voluto aggregarsi a questo spirito di approfondimento economico nella fraternità che tutti e quattro queste sigle intendono avere. Prego quindi Nives, ringrazio. Anche io ringrazio tutti voi convenuti, tutte e tutti, a nome dell'ACRI, a nome mio personale. Vi confesso che avevo preparato tre bei paragrafi con tanti bei pensieri, però li ho dimenticati sulla scrivania dell'ufficio. Ma l'ACRI la conosco perché è nata 32 anni fa a Trieste ed è nata con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà tra i popoli. È un'associazione di volontariato internazionale che da quel momento, insomma, è operativa. Abbiamo realizzato numerosi progetti, alcuni altri ne abbiamo ancora in corso, in Ecuador, in Cile, in Chad, Bolivia, Colombia, Ecuador. E questa sera siamo particolarmente contenti di poter ascoltare Suor Alessandra, perché il tema della gratuità attraversa un po' le nostre scelte di volontariato. Noi chiediamo alle persone che camminano con noi, ecco, di mettere a disposizione dell'associazione, ma soprattutto della promozione dell'autosviluppo dei popoli, 2 anni della propria vita, sapendo che la scelta di volontariato internazionale non è una scelta che scade nel tempo, perché le persone che si mettono al servizio degli altri in qualche modo assumono questo atteggiamento anche al loro rientro. Noi abbiamo molti volontari rientrati dai nostri progetti che sono impegnati in altre realtà che si occupano di sociali, di handicap, di immigrati in gran parte, e quindi la nostra è una scelta di vita. E sul tema della gratuità e della promozione, proprio dello sviluppo, della realizzazione della persona umana, è qui che un po' giochiamo la nostra disponibilità, e vorremmo farlo sempre meglio. Per cui grazie a tutti voi e grazie a Suor Alessandra per essere con noi. E lascio a lei la parola, perché credo che quello che dirà sarà per tutti molto più importante. Solo un'ultima cosa, Silvano non l'ha detto, allora lo ricordo io, che questo incontro e gli altri che insieme abbiamo organizzato anche nel passato sono tutti autofinanziati. Per questo chi se la sente, chi vuole partecipare, con noi abbiamo messo un piccolo contenitore qui ai piedi del tavolo, e chi vorrà poi alla fine dell'incontro, se condivide, ecco, potrà contribuire a questo nostro cammino. Grazie mille a tutti.
Prego. Bene. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. E innanzitutto dico la mia gioia di essere qui per diversi motivi, per la cura con cui è arrivato l'invito e ci sono state poi tutte le comunicazioni verso questo evento, perché arrivando e cominciando a salutare le persone nella sala mi sono accorta che questo non è un evento spot, ma c'è un prima, ci sarà un dopo e quindi siamo dentro un processo e questo mi sembra molto bello. Poi perché tanti si sono messi insieme anche per organizzare questo evento e dicevo prima che forse è uno dei nostri problemi più grandi in Italia, quello a volte di non riuscire a fare rete sulle cose belle e quindi non riusciamo poi anche a fare massa critica. E invece il vedere una città che si mette insieme e che cammina è molto bello. Visto che è stato citato, condivido anche la gioia di questo evento che sarà a marzo 2020 di Economy of Francesco. Sono sul sito, adesso c'è la possibilità di iniziare ad iscriversi. È un evento rivolto a giovani economisti, imprenditori e quelli che abbiamo chiamato change makers, giovani che in qualche modo con le loro azioni vogliono cambiare il mondo. E quindi c'è già la possibilità di iscriversi, questo incontro si concluderà con la presenza di Papa Francesco ad Assisi e l'idea di questo incontro è di convocare giovani, perché non è, si è pensato convocando i grandi economisti che si rinnova l'economia, ma è a partire dai giovani. E i giovani tracceranno loro durante questo incontro le linee di un'economia, dell'economia che vogliamo, dell'economia di Francesco, dove Francesco è il santo di Assisi, di cui parleremo anche questa sera, e Papa Francesco, e si stipulerà l'ultimo giorno con i giovani un patto per rinnovare l'economia e i giovani diventeranno ambasciatori di una nuova economia. E questo mi sembra un bel segno e nella speranza che possa poi arrivare a tanti, oltre alle persone che saranno lì convocate. Il tema di questa sera è gratuità, sviluppo economico e altro. Per introdurre il tema parto dall'enciclica Caritas in Veritate, che nel numero 34 dice così: lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità. Tutte le volte che in questa enciclica si cita la gratuità, si mette sempre in riferimento al principio della fraternità. È dentro una relazione di fraternità e se ci sentiamo fratelli e sorelle che possiamo vivere la gratuità e il dono non come munus, come qualcosa che arriva dall'alto al basso, ma come una relazione reciproca. Di questa relazione, di questo principio di gratuità nella fraternità, l'economia e non solo l'economia ha molto bisogno. Perché? Perché economia, la parola economia sappiamo viene dal greco oikos nomos, gestione della casa. Oggi sappiamo che anche tanto in relazione alla parola ecologia hanno la stessa radice, la casa è la casa, le mura domestiche, ma è anche la casa di noi tutti, il pianeta. La fraternità è quel principio alla base della rivoluzione francese che viene oggi definito il principio dimenticato, è quello dei tre che fa più fatica ad esprimersi. E quando parliamo di sviluppo umano integrale, parliamo di uno sviluppo che è per tutte le dimensioni della persona ed è per tutte le persone. Se volessimo confrontare, dirci come sta andando l'economia oggi rispetto al tema dello sviluppo umano integrale, dobbiamo dire che abbiamo tante sfide davanti.
e cercheremo di guardarle molto velocemente per dirci poi ma come possiamo muoverci, che cosa possiamo fare rispetto a questo, quali sono le sfide che abbiamo davanti. Innanzitutto, è un po' difficile questo grafico, ma rimane impresso perché viene definito il grafico dell'elefante, perché come vedete ha una, sembra una proboscide in fondo. Che cosa ci dice questo grafico? Branko Milanović è uno studioso di disuguaglianze e ci dice che, allora, sul grafico nell'asse orizzontale abbiamo la popolazione mondiale dai più poveri ai più ricchi. E sull'asse verticale abbiamo il tasso di crescita del reddito. Allora, quindi un punto che si trova in alto vuol dire che per quelle persone il reddito sta crescendo velocemente. Un punto che si trova in basso dice che invece sta crescendo molto lentamente, se non addirittura si va sotto lo zero, quindi si va indietro. E cosa ci dice questo grafico? Che abbiamo tra i più poveri nel mondo un gruppo per cui questa crescita non c'è. Abbiamo un gruppo che è nella fascia sinistra, quindi non tra i più ricchi, che sta crescendo molto velocemente, e sono le economie emergenti, Cina, India, soprattutto l'Asia. Abbiamo un'elite mondiale di ricchissimi che vede crescere molto velocemente il proprio reddito, e abbiamo la sparizione della classe media nelle economie avanzate, quella linea che va giù verso la parte destra del grafico. Dal non so quanto tempo, qualche economista si è divertito a misurare la crescita del prodotto interno lordo a livello mondiale, da millenni in poi è andato sempre crescendo e continua a crescere insieme alla crescita della popolazione mondiale. Il problema a cui oggi stiamo assistendo non è quello che qualche volta si dice: i poveri diventano sempre più poveri, i ricchi diventano sempre più ricchi. Non è questo, ma che assistiamo ad un aumento del divario tra le condizioni dei più poveri e le condizioni dei più ricchi. Questo grafico è del Fondo Monetario Internazionale. Faccio una premessa, lo cito per dire anche il Fondo Monetario Internazionale ci fa vedere queste cose, perché domenica scorsa sono stata criticata per aver citato questo grafico come se sposassi le tesi del Fondo Monetario. Allora premetto, lo cito perché vediamo che anche chi è più nel mainstream non può non notare questa cosa, e cioè qui siamo nelle economie avanzate, dei paesi avanzati, il reddito pro capite dell'1%, la linea arancione, sta crescendo negli ultimi anni del 282% rispetto al restante 99%, che è la linea verde. Vedete come dal 1980 in poi questa forbice è andata aumentando e continua ad aumentare. È chiamato il mondo dell'1%, cioè l'1% della popolazione mondiale possiede la maggior parte della ricchezza, quindi ricchezza ce n'è nel mondo, ma non è ben distribuita, ma è sempre meno ben distribuita. Questo è il problema. Per cui non è che i più poveri vedono peggiorare le proprie condizioni, tranne che in una parte nel mondo, l'Africa subsahariana, dove lì sì vediamo che le condizioni stanno peggiorando. Ma in generale quello a cui stiamo assistendo è che un'elite mondiale che la ricchezza è sempre più concentrata, che ci sono alcune persone al mondo, persone singole, che possono acquistare debito pubblico di intere nazioni.
Questo grafico ci dice più o meno la stessa cosa. L'Oxfam, per dirlo in parole più semplici, nei suoi studi e nei suoi rapporti annuali sulla disuguaglianza ci dice che cosa? Stesso discorso, che poche persone al mondo, sono 10-16 persone al mondo, possiedono la stessa ricchezza di metà della popolazione mondiale più povera. Cioè, se noi mettessimo, come era nel primo grafico, su una linea la popolazione mondiale in base al reddito, 16 persone possiedono reddito, l'Oxfam parla di ricchezza, quindi non è solo il flusso del reddito, ma tutto quello che si ha, 16 persone hanno la stessa ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone più povere. Allora c'è qualcosa che non ha funzionato e non sta funzionando. Le disuguaglianze si riversano anche, e purtroppo devo dire che in Italia da questo punto di vista forse stiamo facendo dei passi indietro, rispetto al tema disuguaglianze, disparità uomo-donna. Quello che cito è la misurazione di quello che viene chiamato il gender gap, misurato dal World Economic Forum. E in uno degli ultimi rapporti si dice che questo gender gap, cioè la distanza tra uomini e donne in tutto il mondo, è stata colmata al 68%. Se ci fosse parità saremmo al 100%. E questo 68% è un indice che racchiude quattro dimensioni: la partecipazione economica e le opportunità economiche, e lì siamo al 58%. L'educazione e l'istruzione, dove siamo più avanti al 95%, la salute e l'indice di sopravvivenza, dove siamo al 96%, e l'empowerment politico, la partecipazione politica, dove siamo al 23%. Su 144 paesi, sapete in quale posizione si colloca l'Italia per le disuguaglianze uomo-donna? Non abbiamo il coraggio di immaginarlo. Su 144 paesi siamo all'82esimo posto, e l'indice che ci vede peggio rispetto a, su 144 paesi siamo al 126esimo posto per le disparità retributive tra uomini e donne a parità di lavoro svolto. Allora, credo che sia importante, senza pregiudizi, senza ideologia, affrontare questi temi. Se parliamo anche di indipendenza finanziaria, di tutto un mondo che è legato al fatto che comunque le donne hanno meno possibilità, e se guardiamo anche solo, non parliamo di equità, non parliamo di altro, parliamo solo di efficienza economica, tutto questo impedisce, cioè è un blocco allo sviluppo. Nei paesi dove le donne hanno migliori opportunità, tutti stanno meglio. E si verifica, questo è uno studio della Banca d'Italia che ci fa notare come, qui si vede poco forse, ci sono i paesi, si vede che esiste una correlazione negativa tra che cosa? Tra come nella società, cioè, vengono trattate le donne e la partecipazione al lavoro. L'indice che viene utilizzato per capire qua se ci sono pregiudizi nei confronti delle donne è preso da una survey che si fa a livello mondiale, la World Value Survey, dove ci sono delle domande rispetto, le domande sono del tipo: quanto sei d'accordo con questa affermazione? Se il lavoro scarseggia, le donne possono stare a casa, oppure l'istruzione universitaria è più importante per gli uomini che per le donne, oppure gli uomini sono migliori nella gestione delle aziende o a livello manageriale rispetto alle donne. Rispetto a quanto le persone si dicono più o meno d'accordo con questo genere di affermazioni, si compone un indice e si vede che lì dove le persone sono più d'accordo con queste affermazioni, chiaramente c'è meno partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Laddove invece a livello sociale la società dimostra una maggiore attenzione,
c'è una maggiore parità anche in ambito lavorativo. Quindi questo è un tema che ha tanti risvolti. L'economista Sachs scrive, è un economista americano, probabilmente non esiste società al mondo in cui le donne non siano tuttora soggette a qualche discriminazione, perché la lunga storia dell'umanità è una storia di soprusi nei confronti delle donne. E anche questa è una sfida che va tenuta presente. L'altra, e credo che di questo non se ne debba parlare tanto perché penso che ormai stia entrando, che abbiamo un grande tema legato all'utilizzo delle risorse non rinnovabili, legato a tutto il tema di riscaldamento globale o cambiamenti climatici. Oggi sta diventando crisi climatica, cambiano le parole, ma in sostanza il tema è quello. Che cos'è questo grafico? È interessantissimo, l'ho preso in prestito dal professor Giovannini, che è venuto a fare la prolusione per l'inaugurazione dell'anno accademico nella nostra università. Questo modello è stato ideato dal Club di Roma negli anni 70 ed è un modello che metteva in relazione che cosa? L'utilizzo di risorse non rinnovabili, il cibo pro capite a disposizione, i servizi pro capite, gli output industriali pro capite, l'inquinamento pro capite, l'andamento della popolazione e così via. Che cosa ci dice questo grafico? Che per come è l'andamento che si stava tenendo già dagli anni 70 secondo le previsioni, si sarebbe arrivato ad un momento in cui, superato un vertice sia come popolazione sia come cibo, servizi, output industriale eccetera, superato un momento di massimo, tutto sarebbe andato crollando. Ora, il modello è abbastanza spaventoso, ma la cosa interessante, allora, questo modello ci dice che questa cosa dovrebbe accadere intorno al 2030. Quello che fa più spavento è che quelle linee su quella striscia grigia un po' più marcata sono l'andamento effettivo rispetto alle previsioni di quello che è accaduto dal 70 ad oggi, e cioè sembrerebbe che le previsioni stanno andando in perfetta linea con il modello. E quindi bisogna fare qualcosa. E la concentrazione di CO2 nell'atmosfera degli ultimi 800.000 anni, perché molte volte si dice ma ci sono sempre stati cicli nella storia, per cui ci sono momenti, siamo in un ciclo. In realtà da questo grafico sembrerebbe che i cicli ci sono sempre stati, ma oggi stiamo toccando dei limiti mai visti fino ad ora. Così come per la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, e soprattutto nonostante da anni tutti i governi e la società civile, insomma, ci si sta impegnando per limitare le emissioni di CO2, in realtà stiamo andando in un costante aumento. Quindi per quanto ci si impegni a limitare, stiamo andando in direzione opposta rispetto a quello che ci siamo prefissi. Ora, tutto quello che ci siamo detti, da il tema disuguaglianze, e poi qui faccio solo un breve inciso, è un problema quello della disuguaglianza? E cioè, questo che ci siamo detti della concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi rappresenta un problema? Qualcuno si dice, ma se io non sto peggio rispetto al passato, il fatto che altri stiano meglio di me deve rappresentare un problema? Anche qui, tralasciando considerazioni etiche, perché lì penso che le risposte le abbiamo, ma se vogliamo ragionare anche solo da un punto di vista economico, l'economista Angus Deaton, che ha ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 2015 e si è occupato di questi temi, ricchezza, salute, disuguaglianza,
ci fa notare questa cosa, e cioè che se tutto questo rimanesse solo a livello economico, sarebbe un tema squisitamente di giustizia, punto. Ma il problema è che oggi, e lo stiamo osservando, una concentrazione di ricchezza non rimane solo in ambito economico, diventa immediatamente variazione di opportunità per tutti, difficoltà a partecipare ad una vita democratica, politica, salute, benessere. Nel libro, per chi fosse interessato, di Angus Deaton, che è pieno di dati, Fuga, la grande ricchezza, adesso non mi ricordo il titolo, comunque cercate Deaton e La grande fuga, ricchezza, salute e disuguaglianza, lui fa notare come le disparità nei secoli si sono tramutate, addirittura fa vedere dei grafici in cui la disparità di condizioni economiche tra uomini e donne in alcune culture si è tradotta in lunghi secoli in una differente altezza tra uomini e donne, perché non mi nutro bene, perché in alcune culture alcuni cibi sono riservati esclusivamente agli uomini, questo si traduce in un diverso sviluppo anche corporeo. Per fare un esempio che a me è rimasto impresso, ma lui cita tutta una serie di esempi in cui quando c'è grande disuguaglianza, quando c'è concentrazione, tutto questo diventa una disparità non solo economica, ma in tanti ambiti. Se chi possiede ricchezza può influenzare mediaticamente l'andamento politico di una nazione, non è solo un tema di ricchezza e di concentrazione di ricchezza, è un tema di democrazia. Allora, in tutto questo come si pone l'economia? L'economia finora, economia intesa come scienza economica, ha fatto una grande fatica a capire il tema della, a comprendere il tema della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, questo tema che è legato anche delle disuguaglianze. Perché? Perché, scusate, ho lasciato una parola in bianco che forse non si vede, innanzitutto nei modelli economici si avverte l'assenza della categoria del limite. Quando noi parliamo di massimizzazioni, cioè tutti i modelli economici a partire dalle loro basi sono fondati quantomeno di una scienza economica che è quella che si è diffusa a livello mondiale e che si studia nei corsi di economia. Si fa fatica a mettere dentro la categoria del limite. Faccio un esempio concreto, senza volervi annoiare. Nei fondamenti, poi qui so dov'è il matematico, poi mi conferma, quando andiamo a costruire la base dei modelli economici, studiamo la teoria del consumatore o la teoria della produzione, dove andiamo a costruire quelle curve famose di indifferenza che ci permettono di scegliere tra un bene e l'altro. Per costruire quelle curve noi partiamo da alcuni assiomi. Assiomi sono verità autoevidenti, non dimostrabili, e ce ne sono alcuni che sono proprio così, molto tecnici. Per esempio abbiamo l'assioma, lo prendiamo come dato, di transitività, e cioè se un paniere di beni A è preferito a un paniere di beni B e il paniere di beni B è preferito al paniere di beni C, per la transitività segue che A è preferito a C, e fin lì mi sembra che non ci siano dubbi, possiamo prenderlo. Poi abbiamo l'assioma di completezza delle preferenze e così via. E poi ne abbiamo uno, che è il principio, viene chiamato, di non sazietà. E noi questo principio lo prendiamo come un assioma tecnico. Cosa dice il principio di non sazietà? Dice che
Avere due beni è preferibile ad averne uno, avere due paia di scarpe è preferibile ad averne uno, ma avere 100 paia di scarpe è preferibile ad averne 99. Certo, poi abbiamo il tema dell'utilità marginale decrescente, per cui ci diciamo che l'utilità aggiuntiva del centesimo paio di scarpe rispetto al 99esimo è molto più bassa rispetto all'utilità aggiuntiva del secondo paio di scarpe rispetto al primo, ma quest'utilità non diventa mai negativa, altrimenti cade tutto l'impianto, tutto il modello. Quindi noi stiamo prendendo un'ipotesi, che è un'ipotesi antropologica, di più è sempre meglio, alla base di quasi tutti i modelli che noi andiamo a costruire, e lo prendiamo come un assioma. E da lì costruiamo tutto, da lì poi deriva il principio di massimizzazione, tutto parte da lì. Questo è per fare un esempio. L'assenza della categoria del limite, dice, poi stravolgiamo i modelli, non sappiamo come arrivare agli equilibri, ma forse possiamo qui, magari con i giovani economisti e dottorandi che si ritroveranno ad Assisi, potremmo fare un discorso anche per andare alle fondamenta di queste cose, perché molte volte nei modelli non basta cambiare qualcosina, a volte forse ci accorgiamo che sono i paradigmi che vanno cambiati, e questo è un problema. L'economia fa fatica a mettere dentro il limite. Per altri motivi ho dovuto studiare qualcosa di Gandhi, e nel pensiero economico di Gandhi appare chiaro che se posso fare bene tutto con 4 è da stupidi avere 5, è irrazionale, diventa un qualcosa che sottraggo ad altri. E c'è dentro un po' del pensiero francescano, che poi vedremo, che la ricchezza non messa in circolo non funziona. Poi i paradigmi utilizzati sono stati per lo più, soprattutto in una buona parte dei nostri modelli, sono paradigmi che fanno riferimento alla fisica. Non abbiamo mai, e qui qualcosa ci sta stuzzicando e stiamo provando a lavorarci, utilizzato modelli vegetali. Eppure, ma qui sarebbe un'altra conferenza, la terra è ricoperta al 99% di regno vegetale, solo l'1% è regno animale, vuol dire che il regno vegetale ha saputo adattarsi meglio. E le piante, mentre noi siamo costituiti in organi, organi principali, organi secondari, le piante hanno un'intelligenza diffusa in tutta la pianta. E sono stati fatti esperimenti molto interessanti sulle piante, si è visto che hanno 20 sensi e non solo 5 come noi, addirittura si è scoperto che hanno capacità di ricordare e apprendere, ci sono degli esperimenti interessantissimi, e noi tutto quello che abbiamo costruito, pensiamo anche solo a un computer, c'è una scheda madre, il computer è fatto in organi, è pensato secondo, invece ci sono degli scienziati, Stefano Mancuso è uno di questi, che ha un grande laboratorio a Tokyo, lui è un neurobiologo delle piante e sta studiando le piante anche per costruire strumenti innovativi, per esempio di esplorazione dei pianeti o per tanto altro, per dire quanto potremmo imparare e forse cambieremmo modo di relazionarci con l'ambiente se imparassimo qualcosa di più dalle piante. Il problema è che le piante, per capirle, cioè ci sono delle querce che hanno non so quanti anni e non basta la vita di una persona per veder nascere e morire una pianta, il che vuol dire che lo studio delle piante richiede molto tempo, molto impegno, molta dedizione, e forse non l'abbiamo mai fatto per apprendere qualcosa anche per i nostri modelli economici. È interessantissimo notare come
Le piante si aiutano anche tra di loro, si fanno esperimenti anche per capire, una volta è stata marcata con un marcatore la linfa di un albero in un bosco e si è visto che questa linfa poi è stata ritrovata in tante altre piante che non erano semplicemente quella di partenza, quindi anche una solidarietà e una circolazione che forse non immaginiamo, ma da cui potremmo imparare tanto, se è vero che si sono adattate meglio di noi. E le piante, e forse in questo momento di crisi potrebbero insegnarci qualcosa, l'uomo si è adattato sfuggendo il pericolo, cioè gli esseri animali possono correre, possono spostarsi davanti ad un pericolo, le piante devono rimanere ferme, rimangono ferme, e lì hanno sviluppato tutta una serie di reazioni di fronte ai pericoli dovute al fatto che devono rimanere ferme, che non possono spostarsi. E credo che forse oggi, in cui ci diciamo che non abbiamo due pianeti a disposizione, sappiamo che se tutti consumassimo come statunitensi, come australiani, ma anche come italiani, avremmo bisogno di due pianeti e mezzo, tre, per poter vivere in quelle condizioni, allora forse qualcosa abbiamo da imparare. Nei modelli economici, e questo è un altro tema, è sparita anche la terra. Nei primi modelli economici i fattori produttivi erano terra, capitale e lavoro. Poi sono rimasti solo il capitale e il lavoro, come se la terra, siccome c'è in abbondanza, non c'è bisogno che lo consideriamo un fattore produttivo da remunerare nella produzione, e quindi l'abbiamo sfruttata, e forse un po' troppo. In tutto questo, un faro che permette di guardare il tutto in maniera sistemica è stata la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si, che è stata un po' profetica da questo punto di vista. E noi oggi eravamo con il comitato che organizza le settimane sociali dei cattolici, la prossima, vi annuncio, l'abbiamo saputa oggi, la data sarà a febbraio, ai primi di febbraio 2021, la faremo a Taranto e i temi saranno ambiente, lavoro, salute, proprio per mettere insieme il tutto. E prenderemo come riferimento la Laudato Si, e ci dicevamo sono 5 anni che è stata pubblicata, noi adesso cominciamo a prenderla seriamente in considerazione, l'abbiamo un po' dimenticata. Allora, quale visione ci propone? Sappiamo che uno dei punti che un po' sintetizza tutta l'enciclica è il numero 117, che dice tutto è connesso, e poi c'è un altro punto, ma davanti poi torno indietro, non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. Cioè, utilizziamo un approccio che guardi a tutte le dimensioni o non riusciremo a far molto, perché povertà e ambiente sappiamo sono legati, povertà, ambiente, migrazioni, esclusione, tutto quello che ci siamo detti è interrelato. E allora cosa ci propone la Laudato Si? Innanzitutto, quando andiamo a valutare, perché uno dei temi quando guardiamo alle grandezze economiche è la misurazione. C'è un po' questo detto che quello che l'economia non vede lo distrugge, la terra. Non l'abbiamo inserita nei modelli economici, ce ne siamo occupati un po' male. Allora, per poter tenerne conto, dobbiamo vedere, dobbiamo misurare, dobbiamo avere degli indicatori. Uno dei temi che la Laudato Si ci propone fortemente è quello di una macroeconomia, cioè un'economia delle macro relazioni, di un benessere multidimensionale, e cioè provare a misurare quando per esempio analizziamo come si vive in una città. La misura del reddito pro capite è una misura, ma non è la misura.
Conosciamo le analisi del Sole 24 Ore che fanno le classifiche e mano a mano negli anni si stanno arricchendo. C'è un vizio di fondo in queste classifiche, che si misura tutto e solo quello che passa per il mercato. Per cui in un'analisi del Sole 24 Ore io riesco a catturare le relazioni andando a guardare il numero di biglietti al cinema venduti o altre qualcosa di sociale, ma tutto quello che passa per il mercato. Io un paio di anni fa mi trovavo in una città siciliana bellissima sul mare, dove la sera passeggiando ho visto questa scena bellissima. C'erano le partite, non so se erano europei, mondiali, una delle finali, una partita importante. C'erano questi maxi schermi in piazza, tutto il paese in piazza a guardare le partite, i bambini che giocavano, i genitori che facevano il tifo, si stava bene. Ora, tutto questo non viene catturato. Allora, se penso alla differenza tra quel posto dove i bambini giocano per strada e altre città considerate più vivibili, dove problemi di sicurezza, paura, eccetera, tutto questo non può avvenire, mi chiedo, ma dov'è più bene, dove c'è più benestare, benessere dal punto di vista delle relazioni? Tante dimensioni non riusciamo a catturarle. Nella Laudato Si c'è un po' l'invito a fare tutto questo e la scienza economica in questo ha un po' progredito nel tempo, perché si sono ampliate le misure. Una delle misure che viene in Italia, abbiamo fatto dei passi molto importanti con la misura del BES, benessere equo e sostenibile, che riprende quello che a livello dei paesi OCSE era stato ideato come il Better Life Index, un indice che mette insieme tante dimensioni, quella economica, quella della sicurezza, quella sociale, relazionale, sicurezza nell'abitazione, cioè nel poter avere un'abitazione, una casa, il lavoro, le disparità, eccetera. Quindi si sta andando avanti su questo. Forse pochi sanno che l'Italia, in maniera un po' innovativa, la prima dei paesi del G7, nel 2017, nel DEF, nel documento di programmazione economica, erano stati inseriti degli indicatori, 12 indicatori, che ricalcano queste dimensioni del benessere, che sono indicatori, se voi andate a vedere, anche adesso lo si fa. Capisco che il DEF sono 100 pagine per addetti ai lavori, però se si va a guardare cosa c'è, cosa è stato stabilito in Italia, che quando si promulgano leggi o decreti o politiche che in qualche modo vanno ad impattare sulla vita economica, le previsioni vanno fatte rispetto a quegli indicatori con o senza quelle politiche, cioè a misure invariate, e cosa producono quelle politiche rispetto a questi indicatori. L'idea è, quando vado a fare delle misure, a prendere delle misure, dovrei vedere qual è l'impatto che ho su tutte queste cose. Ora, nel 2017 è stato detto che tutto questo andava fatto a 3 anni, non so se verrà mantenuto, però era uno strumento, cioè è stato uno strumento innovativo che ha permesso quantomeno di confrontarsi con tutto questo. Ma non tutto è macroeconomia, l'economia è anche la microeconomia delle scelte individuali. E qui ci viene proposto, chi conosce Becchetti sa che è un po' un suo pallino questo del voto con il portafoglio, e cioè rispetto ad un'economia che sembra dominare tante altre dimensioni, noi abbiamo uno strumento per, tra virgolette, indirizzare l'economia, che è il nostro portafoglio, e cioè scegliere dove indirizzare i nostri consumi, i nostri risparmi, i nostri investimenti. E cioè, non posso lamentarmi che il mondo va male se io con le mie scelte contribuisco a farlo andare in questo modo.
cioè nessuno è esente dalla responsabilità. E questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, e cioè non posso lamentarmi che alcuni lavori sono sottopagati e io quando vado al supermercato compro prodotti la cui filiera è dubbia e che permettono sfruttamento del lavoro. Non posso lamentarmi che l'economia sta andando in un certo modo e che c'è questa grande concentrazione di ricchezza e di potere e poi io i miei risparmi, perché anche solo avere un deposito in banca, i soldi non rimangono in banca, la nostra banca li investe. Poi c'è anche l'investimento che noi possiamo fare dei nostri risparmi, ma anche solo avere un deposito in banca significa che quei soldi vanno a finanziare realtà, e cioè imprese e stati, che possono andare in una direzione o in un'altra. Mi si dirà quanto è complicato cercare di capire come funzionano queste cose, vero, però come minimo ne dobbiamo avere la consapevolezza e dobbiamo sapere che se non facciamo nulla non dobbiamo, poi non siamo neanche autorizzati a lamentarci. È vero che tante cose devono essere fatte ad un certo livello, perché quando parliamo di multinazionali, di elusione fiscale, di paradisi fiscali e di tutto questo, c'è bisogno che ci sia una regolamentazione adatta, che sia anche sovranazionale, perché se un'impresa è multinazionale non è un solo Stato che riesce a governare l'azione. Ma nello stesso tempo non possiamo esimerci dal fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, che è principalmente informarsi. Esistono società di gestione del risparmio, e vi faccio vedere, perché ovviamente tutte le diapositive che avevo preparato sono troppo, quindi non preoccupatevi, sto andando verso la conclusione, ma vi faccio vedere che investimenti fatti con quelli che vengono chiamati criteri ESG, cioè che siano attenti all'ambiente, al sociale e alla governance delle imprese, nel mondo, qui forse si vede poco, ma sono in crescita, perché la consapevolezza aumenta, e soprattutto mentre per i consumi vale che se io voglio comprare prodotti che rispettano la dignità dei lavoratori, di imprese che pagano le tasse lì dove devono pagarle, tutto il resto mi viene a costare di più, e quindi devo mettere in conto che se voglio fare scelte di questo genere sono costose. D'altra parte, se sono in pochi a farle rimarranno sempre costose, se c'è una massa critica che riesce a spostare le aziende verso determinate scelte diventeranno meno costose. Ma per quanto riguarda risparmi e investimenti, normalmente investimenti nel medio-lungo periodo fatti secondo questi criteri rendono come e più di altri investimenti. Perché? Perché si va a investire in imprese sane, in imprese innovative che le regole le applicano prima che diventino regole, perché se sono attente all'ambiente lo fanno perché ci credono, non hanno bisogno della direttiva per mettere in atto alcune pratiche, e quindi sono anche imprese innovative nel loro campo e nel loro settore. Normalmente cosa c'è in un fondo di investimento? Ci sono azioni di imprese, obbligazioni di imprese e di stati, e quindi quando si va a fare la selezione di questi titoli come si fa? Si fa innanzitutto un'analisi finanziaria, perché è chiaro che non si possono vendere pacchetti di fondi che poi non ci danno quello che ci devono dare, non ci garantiscono sicurezza, ma poi viene fatta un'analisi, e vi assicuro, io sono nel comitato etico di una società di gestione del risparmio che lavora in questo modo, e noi passiamo le giornate a fare la valutazione delle imprese e degli stati secondo tutti i criteri, per cui si dice no agli stati che applicano la pena di morte, no agli stati che non hanno firmato le convenzioni e i protocolli per il rispetto dell'ambiente o che non garantiscono il rispetto sui luoghi di lavoro e quindi le convenzioni internazionali anche per il lavoro, per cui obbligazioni di quegli stati non entrano in questi fondi, azioni di imprese che non si comportano bene
non entrano in questi fondi. L'universo, quello che viene chiamato l'universo investibile, rimane solo di imprese e stati che dimostrano di andare in una certa linea. In quel modo io sto investendo i miei risparmi, ma sto andando nello stesso tempo a finanziare un'economia diversa. E allora ripeto, se non faccio nulla non sono autorizzato poi a lamentarmi, perché io sono complice di questo sistema. E per dirvi quanto queste non siano idee solo di oggi, vi dico come la pensavano all'epoca, nel 1400, i francescani, perché queste cose si studiano poco sui libri di scuola, ma in realtà c'è una scuola economica francescana che oggi forse sarebbe molto utile rispolverare, e cioè questa. Allora, innanzitutto, perché una scuola economica francescana? Uno storico ebreo, Todeschini, dice: solo chi, come i francescani, è stato ed è totalmente distaccato dal denaro. Francesco non voleva che i suoi frati toccassero il denaro. Allora, solo chi è distaccato dal denaro può utilizzare il denaro in maniera intelligente e può pensare al denaro per il bene comune. E sono i francescani che inventano nel 1400 i Monti di Pietà come istituzione di aiuto alla povertà, nel principio di fraternità. Cioè, francescani, l'idea era questa: una città non può essere fraterna se ci sono poveri, non per scelta, ma perché subiscono miseria, forme di miseria e di povertà, appunto non scelta, e quindi a questo bisogna porre rimedio, perché siamo tutti fratelli. E inventano un modo, che è quello dei Monti di Pietà, oggi si chiamerebbe microcredito, ma loro nel 1400 hanno inventato i Monti di Pietà. Come si formavano questi monti? Attraverso le prediche di Quaresima, San Bernardino che predicava in piazza e poi alla fine diceva: per la conversione e ora liberatevi di tutto il superfluo. Nelle piazze si formavano questi cumuli, questi monti, che diventavano la base per prestiti, non doni, ma prestiti. Perché il prestito? Perché il prestito dice la dignità dell'altro, dice: io non ti faccio un dono dall'alto in basso, ma tu mi potrai restituire. Quindi prestiti per, nei monti frumentari erano prestiti di sementi e poi le persone, quando c'era il raccolto, riportavano una parte al monte. Nei Monti di Pietà erano prestiti in denaro per permettere alle persone di avviare un'attività, di fare qualcosa. I Monti di Pietà, ma anche tutta una riflessione economica. Nel mondo francescano era molto evidente che il mercato è una realtà sociale e civile, perché, come dicevo prima, la ricchezza che fa male è quella che non viene messa in circolazione, cioè quando è una ricchezza trattenuta da pochi non è di costruzione per il bene comune. E allora il mercato è una realtà sociale e civile. La misurazione dei valori all'interno del mercato, secondo i francescani, la doveva essere fatta da tutti coloro che partecipano al mercato, cioè dalla comunità civile, che doveva determinare i prezzi a partire da quattro categorie, secondo i francescani: la graduatoria naturale dell'utilità delle cose, la scarsità, il lavoro e il rischio necessari ad ottenere queste cose, valore degli stipendi, cioè di quanto doveva essere remunerato anche il lavoro. E allora, e poi ci diceva San Bernardino: se il mercato è un luogo da ampliare perché civile, al tempo stesso, per svilupparsi nella sua forma migliore, va tenuto costantemente sotto controllo. In che modo? Sono i buoni mercanti che devono istituire circoli virtuosi, rifiutandosi di fare affari con chi non gode di buona reputazione, lottando perché questi venga cacciato fuori dalla collettività economica e civile. Ed era questo il modo in cui il mercato si è diffuso e sviluppato al tempo dei francescani. Ed è un po' l'idea che vi stavo dicendo, di lavorare, votare con il nostro portafoglio, perché
vadano avanti alcuni tipi di imprese e non altre. E se lo fa solo una persona, forse non cambia nulla e questa cosa fa bene a quella persona. Ma se si è in tanti ad essere convinti di questo, forse il mondo un po' lo cambiamo. E con questo penso di concludere, perché forse vi ho stancati anche un po' troppo. Grazie. Si è capito che è il momento delle domande, vero? Stiamo spiegando le domande. Ecco, una domanda. Ecco, questo mercato globale sicuramente presuppone delle competenze che non sono alla portata di tutti. Per cui, se effettivamente le persone di buona volontà si possono mettere in rete, in una dinamica virtuale di questo tipo, o virtuoso di questo tipo qua, bisognerebbe creare anche la possibilità di avere le informazioni adatte e chiaro che una persona, io per esempio, che non sono esperto di economia, vado a chiedere un finanziamento, vado anche a investire dei fondi, è impensabile che vado a monte a fare un'analisi di questo tipo qui. Per cui io dovrei avere già come consumatore un lavoro fatto da esperti in cui mi dicono questi sì, sono dei fondi sicuri e questi no. Grazie intanto. E se può dirci di qualche parola sull'economia civile da genovesi in poi. Grazie. Della gratuità. Come entra questo principio della gratuità in questo discorso dell'economia globale, no? Una cosa che mi interessava capire di più, grazie. Sì, facciamo un primo giro di risposte, cerco un attimo. Parto dall'economia civile. Questo è il motto che noi abbiamo ideato, o è civile o non è economia, cioè che un'economia che sia detta, che possa dirsi economia, deve essere un'economia che costruisce bene comune e non lo distrugge, che costruisce civiltà e non la impoverisce. E quindi l'economia per definizione dovrebbe essere civile. Poi economia civile viene, oltre che dai francescani, in cui riconosciamo i prodromi, San Benedetto, San Francesco, da Antonio Genovesi che inaugura nel 1754 a Napoli la prima cattedra di economia della storia. Cioè la prima volta che l'economia viene insegnata come scienza a sé, e non come un ramo della morale
è stato non a Glasgow, non in Inghilterra, ma a Napoli, Università Federico II, ed erano lezioni di economia civile. Antonio Genovesi era un abate e quello che noi abbiamo fatto qui, tanto lavoro è stato fatto da Luigi Nobruni, che in origine è uno storico del pensiero economico, quindi ha lavorato sulla riscoperta di Antonio Genovesi, in qualche modo un collegamento anche con Adam Smith, che è considerato un po' il padre fondatore della scienza economica moderna. E diciamo che sia Smith sia Genovesi sono dei moderni, nel senso delle loro teorie, ma con alcuni presupposti antropologici diversi. Per dirne una, per Smith quello che caratterizza e distingue gli esseri umani rispetto a tutti gli altri esseri viventi è la capacità di scambiare, di barattare, e l'idea diffusa, ma della quale era convinta anche Genovesi, che l'espansione del mercato porta con sé civiltà, e cioè lì dove si scambia, lì dove c'è mercato, si è in qualche modo, tra virgolette, costretti ad essere onesti, ad esercitare alcune virtù, e quindi il mercato, oltre che portare benessere, porta anche virtù. Genovesi, da questo punto di vista, era leggermente più cauto e parte da un'ipotesi diversa, e cioè un'economia diventa civile, quindi lavora per l'incivilimento, quando alla sua base ci sono le virtù, cioè non è il mercato che porta le virtù, ma le virtù che producono uno sviluppo di un certo tipo. E lui dice a questa quasi impossibilità di avere ognuno tutte le virtù espresse in grado imminente, si ingegna e aspira a rimediare l'invenzione della vita sociale, che si dimostra essere un reciproco soccorso di virtù, cioè mettiamo a disposizione le nostre virtù e l'essere insieme le fa esprimere. E quando parla di commercio, Genovesi dice a questa espressione: la più bella ampia soda strada, la via Appia, se fosse infestata dall'avarizia, dalla rabbia, dalla paura, eccetera, non vi vedrete neanche le bestie trapassare. E cioè non c'è commercio, non c'è sviluppo se non ci sono le virtù sociali. Sono le virtù sociali che permettono uno sviluppo di un certo tipo. Non basta costruire strade, costruire ponti, che era la ricetta di Smith, bisogna costruire canali morali. Questa è l'espressione di Genovesi. E allora un'economia fondata su questo è un'economia che produce un certo tipo di sviluppo. Questa era la slide con cui avrei concluso questa sera, se non mi fossi dilungata troppo nella prima parte. Non vi è niente di più vero nelle cose umane quanto questa massima. Ogni politica, ogni economica che non è fondata sulla giustizia, sulla virtù e sull'onore, distrugge se medesima. E l'idea che c'è dietro la visione di economia civile è che Stato, mercato, società civile insieme cooperano per un'economia migliore, che non c'è semplicemente una distinzione Stato-mercato, ma che c'è un tessuto sociale che è una parte importantissima. Allora il voto con il portafoglio è dentro tutto questo, cioè noi possiamo fare la nostra parte. E qui rientra un po' anche il tema del principio di gratuità. Parlando del mercato, Genovesi lo vede sia come luogo di mutuo vantaggio, e questo è condiviso con Smith, cioè perché esiste il mercato? Perché attraverso gli scambi non c'è uno che vince e uno che perde, ma attraverso gli scambi tutti guadagniamo qualcosa. Quindi il mercato è un luogo di mutuo vantaggio, ma Genovesi dice il mercato è anche quel luogo di mutua assistenza, e cioè dove possiamo aiutarci e soccorrerci l'un l'altro. Mentre nella visione anglosassone business is business and gift is gift, cioè gli affari sono affari, il dono, l'amicizia sono un'altra cosa e devono rimanere fuori dal regno degli affari, per Genovesi non è escluso che io possa
come era un po' l'idea dei francescani, partecipare al mercato con l'idea anche di far del bene agli altri. E l'idea di Genovesi è: io non cambio pelle quando dalla famiglia passo al luogo di lavoro, cioè non divento un'altra persona. Mentre sembrerebbe che il regno dell'economia sia un regno determinato e governato da altre logiche che non possono essere quelle che io utilizzo nelle altre sfere della vita. E invece ricomporre tutto questo, stando attenti ai rischi, perché è chiaro che se ci si comporta così si potrebbe essere vittime di sfruttamento se tutti gli altri la pensano in altro modo. E quindi l'impegno della comunità civile tutta perché il mercato sia e rimanga questo luogo dove si possa fare un'azione comune congiunta che sia di beneficio per tutti, ma non diventa il luogo dove io voglio approfittare dell'altro. E parlando di gratuità, un tema importante è comprendere e non confondere la gratuità con il gratis e con il dono, perché molte volte quando noi parliamo di gratuità intendiamo se è gratuito è gratis, quindi non vale niente. Non è questa la gratuità di cui ha bisogno il mercato, non è la gratuità del fare i regali o del fare un dono dopo che ho fatto tutto quello che dovevo fare come l'ho fatto, ma l'idea, se vogliamo, riprendendo anche qui San Francesco, del proprio perché scarsa la gratuità non ha prezzo e non può avere prezzo, ma non perché non vale niente, perché ha un valore infinito. Quanto vale un atto di gratuità? Un esempio per spiegare cosa intendiamo con gratuità, con Luigino Bruni lo abbiamo fatto prendendo a prestito l'esperienza di Primo Levi ad Auschwitz, che racconta di come si è salvato. E lui dice: ad Auschwitz il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi detestava i tedeschi, detestava la loro lingua, detestava la loro guerra, detestava il loro cibo, ma quando lo mettevano a tirare su i muri li tirava su dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità. Perché tirare su un muro dritto per dignità è espressione di gratuità? Perché dice che c'è una vocazione in se stessi, negli altri, nelle cose, nei muri. La vocazione di un muro è essere tirato su dritto, perché non diventi poi, pensiamo ai terremoti, danno per tanti. Esiste una vocazione che va servita e rispettata e non asservita ai propri interessi. Vivere il lavoro, il mercato con questa logica, ne abbiamo bisogno, di questa gratuità abbiamo bisogno. Cioè vivere perché comprendo che in me stesso c'è una vocazione da rispettare, che il lago non va inquinato non solo e non semplicemente pensando alle conseguenze, ma perché vocazione del lago poter essere ospitale e non essere inquinato. Ed è con questo atteggiamento, se vogliamo anche di contemplazione, di uno sguardo sugli altri e sulle cose, che diciamo il nostro vivere la gratuità, che non è un fare cose ma è un come vivo tutto. Per cui molte volte, questa è un'altra espressione che abbiamo coniato con Luigino Bruni, noi pensiamo alla gratuità come al limoncello alla fine di un pasto, e cioè quando c'è una festa, abbiamo fatto un pranzo abbondante, alla fine arriva il limoncello perché segno di festa, che è una cosa bella, quindi molte volte la gratuità viene intesa come una cosa bella, romantica, ma se non c'è il pranzo l'abbiamo già fatto. Ecco, nella metafora del pranzo, vivere la dimensione della gratuità non è preparare una portata o offrire un limoncello, ma è come preparo tutto il pranzo. E quindi è come mi relaziono con gli altri, se vivo in un'impresa, se ho dei colleghi, come
faccio scelte che possono più o meno rispettare l'ambiente, la natura, le cose, il lavoro, eccetera. Questa è quella dimensione di gratuità che viene tanto bistrattata, ma di cui abbiamo un bisogno fondamentale, anche per non diventare persone scisse, persone che in casa possono comportarsi in un modo e sul lavoro devono comportarsi in un altro modo. E riguardo alle competenze e le informazioni, sono perfettamente d'accordo. Io dico sempre che a certe cose bisognerebbe educarsi dai 3 anni. Vailati, agli inizi del Novecento, diceva: non capisco perché i nostri studenti si debbano diplomare sapendo esattamente i nomi dei 7 re di Roma e come cristallizzano zolfo e pirite, e non devono sapere cos'è un mutuo, cos'è un tasso di interesse, che cosa c'è, oggi diremmo, dietro gli investimenti, eccetera. Quindi, a mio parere, è un tema che dovrebbe diventare anche istruzione, e in Italia abbiamo un livello di educazione finanziaria molto basso rispetto anche ad altri paesi, per cui sarebbe fondamentale, se non lo fa la scuola, attivare dei percorsi che ci permettano di conoscere l'ABC di alcune cose per diventare più consapevoli. E quando c'è l'informazione, le scelte cambiano. È stato fatto un esperimento con dei supermercati, complice la Coop con cui abbiamo lavorato in Toscana. Cosa abbiamo fatto? In alcuni supermercati, all'ingresso del supermercato, abbiamo inserito dei pannelli con i principali marchi venduti nel supermercato e i bollini rosso, verde o giallo per ogni aspetto che si andava ad analizzare, quindi come vengono trattati i lavoratori, rispetto dell'ambiente, la governance dell'impresa, la trasparenza, tutta una serie di temi, e c'erano i bollini, ovviamente dati grazie ad indicatori e a ricerche fatte su quei marchi e su quelle imprese, e sono state osservate le vendite in quei supermercati e in altri supermercati dove non c'erano questi pannelli, ed è risultato che le scelte dei consumatori cambiavano significativamente nei supermercati dove all'ingresso avevano le informazioni. Quindi vuol dire che non è che non ci interessa di alcune cose, è che a volte abbiamo bisogno anche di avere le informazioni giuste e non troppo complesse, perché un bollino è facile da identificare, se mi metto a fare tutta la storia di alcune cose diventa più difficile. È chiaro che un bollino è anche più manipolabile, quindi poi c'è tutto il tema della fonte delle informazioni. Oggi sappiamo che siamo in un mondo complicato da questo punto di vista, però ci sono già strumenti, ci sono le guide al consumo critico, anche solo per le banche, in base alle relazioni che vengono fatte in Parlamento e che per legge devono essere fatte ogni anno, c'è il sito Banche Armate che fa vedere anno per anno quanta percentuale degli investimenti di tutte le banche italiane sono destinate a fabbriche di armi o entrano nel circuito delle armi, e anche quella è un'informazione ritengo importante. Abbiamo 5 minuti, dobbiamo andare. Sì. Io vorrei sapere a che punto siamo in Italia con l'economia circolare, cioè a che punto si sostiene questo tipo di attività, e anche cosa ne pensa lei della decrescita felice? Vai ancora in giro senza scorta, non è la domanda. Vai ancora in giro senza la scorta, ma non è la domanda. La domanda è un'altra. Volevo sapere se ancora va di moda la banca del tempo. Io non sento parlare, ma insomma, poi volevo sapere qualche cosa. Bene, rispondiamo perché abbiamo pochi minuti. Sì. Sarò lapidaria, non me ne vogliate. A che punto siamo in Italia con l'economia circolare? In Italia c'è molto di più di quello che molte volte si racconta. Quando si va nei luoghi vitali, noi con le settimane sociali abbiamo raccolto in 2 mesi 400 buone pratiche in ambito lavorativo, perché la settimana sociale scorsa era sul lavoro, ma abbiamo intrecciato anche i temi
dell'economia circolare e c'è tanto, molte volte noi non riusciamo a mettere in rete, non diventa massa critica anche come informazioni di tutto quello che c'è. C'è un rischio e un pericolo in Italia, che le innovazioni e le start-up sono tante, poi il problema è quanto questo poi diventi un qualcosa di stabile e di duraturo, e lì forse ancora c'è da fare. Cosa penso della decrescita felice? Penso che ci siano buone intuizioni in un messaggio comunicativo che oggi non parla, nel senso che termine decrescita felice oggi non comunica, e quindi a mio parere bisognerebbe rivedere più la comunicazione che i contenuti. Per quanto riguarda la banca del tempo, sì, c'è stato un periodo in cui se ne parlava di più, oggi se ne parla meno, ci sarebbero grandi intuizioni dietro la banca del tempo, non posso andare oltre, ma c'è una filosofa canadese, Jennifer Nedelsky, vi invito a leggere qualcosa su di lei, che pensando ai temi della trasformazione dell'economia e del lavoro, oggi non ne abbiamo parlato, ma intelligenza artificiale, robotizzazione, lavori che 9% dei lavori nei prossimi 10 anni scomparirà, il 35% si trasformerà, eccetera. Lei dice questo, brevissimamente. Ci sono due dimensioni fondamentali nell'essere umano, che sono il lavoro che ci dà dignità e la capacità di prenderci cura degli altri. Lei dice: sogno un mondo in cui tutto il lavoro diventerà, tutto quello che oggi è part-time diventerà il nuovo full-time, cioè che si lavori meno ore e che ognuno si prenda cura, tra virgolette, né già per contratto di altri nella giornata lavorativa. Lei dice: non vorrei che ci fossero non più di 6 ore al giorno di lavoro retribuito e non meno di 2 ore al giorno di attività di cura, non quella professionale di cui c'è bisogno e che passa per il mercato, ma di cura che è occuparsi di un bambino, di un anziano, attraverso network che possono essere fatti dentro i quartieri, che farebbero risparmiare tante risorse di welfare e attiverebbero tanto dono e tanta capacità di cura, perché lei dice la cura è un bene di esperienza, se non lo vivo non so che posso viverlo, cioè se non faccio la pratica non mi rendo conto che sono capace di cura. Lei dice: sogno un mondo in cui quando incontro una persona per la prima volta la prima domanda non è che lavoro fai, ma di chi ti prendi cura. E allora vedo queste banche del tempo inserite in questo processo che potrebbe portarci in un mondo, spero non troppo lontano, ma del resto il mondo cambia, abbiamo visto trasformazioni nella storia, quando qualcuno ha coraggio di pensare qualcosa che sia completamente altro rispetto a quello che si vive, quante trasformazioni ha subito il lavoro, pensiamo a tutte le rivoluzioni sindacali, a tutte le conquiste sindacali, le ferie oggi sono un diritto, non lo erano 100 anni fa, e allora forse il lavoro di cura oggi non è considerato, potrebbe, lavoro nel senso di cura gratuita, potrebbe diventare un nuovo modo su cui costruire una società diversa. Io concluderei ringraziando ancora la sua Alessandra. Io credo che avremo tutti il desiderio di sentire ancora, di capire ancora, di ascoltare ancora, probabilmente delle ore, perché c'è tanto da dire, tanto da capire. Ci accontentiamo di questo che abbiamo sentito, ecco, perché comunque è uno sviluppo del nostro pensiero, della nostra informazione, come diceva qualcuno, dobbiamo sentirne di più tutti. Questo è pacifico. Seconda cosa importante è continuiamo a fare rete, cerchiamo di essere più furbi tutti quanti, perché i problemi di oggi sono immensi e però le prospettive non si aprono se non ci apriamo, solo aprendosi le prospettive si aprono. Sembra quasi una specie di ripetizione, un gioco di parole.
Ringraziamo molto ancora Suor Alessandra per questo sforzo che ha fatto, perché doveva essere anche da un'altra parte, oggi non è che si sarebbe annoiata, eh? Ecco, è venuta qui, non aveva qualcosa d'altro, grazie molte, e la ascolteremo volentieri in seguito se sarà possibile. Mi pare di aver capito che forse parteciperà allo Piano Lab, spera alla fine di settembre di partecipare allo Piano Lab, che è un interessantissimo momento, un fine settimana di fine settembre a cui tutti possiamo partecipare, in cui ci sarà anche con ogni probabilità Suor Alessandra, Gino Bruni e tanti altri sul piano economico, ma anche sul piano dell'educazione, della cultura, del giornalismo, della legalità, eccetera, eccetera. Grazie e buonasera a tutti. Grazie.